già del sindaco Mauro Arbelau e dell'assessore alla cultura Elena Zennaro. Il sindaco ci teneva a essere qui oggi, ma un imprevisto familiare non ha consentito la sua presenza così come avrebbe voluto. Quindi sarò io a salutare con grande piacere il secondo forum delle città europee del Sale. In particolare mi viene da abbracciare il comune di Cervia perché intanto ci ospita, ma è stato anche l'invito che abbiamo ricevuto per aderire a questa opportunità interessante sia per il progetto in sé di arricchirlo di altre città, ma anche per Chioggia, che ha necessità e fame di collaborare, di progettare e di amare, quindi lavorare per il proprio territorio. Verso la fine del 1200, circa dopo due secoli di storia e di grande produzione di sale, quindi la massima espansione di Chioggia, Chioggia contava in 76 fondamenti che contenevano 45 saline a luna e quindi era definita nella massima espansione della produzione del sale della Laguna Veneto la capitale del sale. Sì, questa è storia, tradizione e cultura. Poi le necessità del dogado della Serenissima e quindi le tasse, le guerre che ci sono state sia con le Repubbliche Marinare piuttosto che per le rotte commerciali del sale hanno visto una graduale riduzione di questi fondamenti, di queste saline, fine alla sua progressiva scomparsa nel territorio. Oggi abbiamo l'opportunità di portare il nostro saluto e la nostra amicizia a tutte le città che aderiscono a questo progetto, a questa rete europea delle città del sale, perché proprio abbiamo lo stesso denominatore, il sale, questo prodotto che rappresenta simbolicamente l'anima tra il mare e la terra e diventa un interessante ingrediente per una ricca ricetta fatta di amicizie e relazioni. E quindi quando riusciamo a fare delle relazioni e metterci insieme, magari riusciamo anche a portare dei risultati per il turismo sostenibile, per l'ambiente, la cultura e tutto quello che può essere la tradizione, ma soprattutto noi siamo italiani, anche l'enogastronomia. Abbiamo da subito aderito alla manifestazione di interesse, infatti in giunta gli assessori con il sindaco hanno adottato e approvato questa delibera proprio il 23 di agosto, quindi in zona Cesarini siamo oggi qui presenti a questo interessante incontro, sia per condividere gli obiettivi, sia per puntare a conservare e valorizzare i nostri territori, tutti insieme, in uno sviluppo economico per la nostra comunità. Quindi se anche questo progetto riuscisse a dare un maggiore sviluppo economico anche ai nostri territori, i cittadini ce ne sarebbero veramente grati. E attraverso proprio ai finanziamenti, al Fondo Sociale Europeo, all'Interreg piuttosto che al PNRR, cioè strumenti ce ne sono tanti, dobbiamo solo attingere a quelli che in maniera migliore rispecchieranno la progettazione che metteremo in campo. La creazione quindi di un sistema integrato di valorizzazione di un percorso europeo che può essere visto ai fini sia turistici ma anche ambientali potrà riconoscere che questa idea, questo progetto, che i lavori che faremo potranno essere fucina di idee e volano di cultura e ambiente, proprio per implementare quelli che potranno essere anche il coinvolgimento delle scuole, dei musei e quindi di tutto quello che può essere lo scopo di educare, a preservare, a valorizzare e a salvaguardare tutto il nostro bellissimo territorio. Ma sono convinto, ma credo che siamo convinti dell'opinione che le buone relazioni possono solo che portare a pratiche virtuose. E concludendo,
Permettetemi di esprimere un ultimo sentimento di gratitudine e riconoscenza per il nostro concittadino benemerito che qui in sala, Luciano Boscolo Cucco, che ha sempre gratuitamente preservato la nostra storia e la nostra amicizia e ci ha infine suggerito per primo la creazione di queste condizioni per la nostra presenza oggi, aggiungendo che per Chioggia sicuramente un granello di sale con questo interessante progetto. Quindi cum grano salis, Chioggia lavorerà al fianco di comuni diversi dove le diversità saranno ispirazione e fonte di ricchezza per ogni migliore risultato comune. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento.